Il mondo scolastico è uno dei settori che maggiormente ha risentito dell'emergenza da Covid-19 che ha coinvolto l'intera umanità. L'associazione Milton Erickson, in collaborazione con il comune di Crotone e la provincia, propone dunque il coinvolgimento degli istituti scolastici superiori, uno studio per verificare l'impatto del lockdown dal punto di vista psicofisico, scolastico e socio-relazionale sugli studenti. L'associazione ha già monitorato le conseguenze del periodo di lockdown sui bambini e gli adolescenti, come disturbi del sonno e attacchi d'ansia, e sono i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto. Allora, la nostra struttura è nata da poco, da qualche mese. È formata da 12 psicologi, qualcuno, molti di loro sono appena laureati, quindi neolaureati, qualcuno ha un'età un po' più avanzata. In ogni caso lo scopo è quello di diffondere i principi e i metodi della psicologia e della psicoterapia attraverso una serie di attività, di iniziative, fra cui appunto il sostegno psicologico, attività di psicoterapia sia individuale che di gruppo. Abbiamo già fatto una prima esperienza con un gruppo di pazienti oncologici, li abbiamo seguiti per 6 mesi con incontri di gruppo e individuali, e poi siamo pronti anche per accogliere le istanze di sostegno psicologico sfruttando il bonus psicologico che è stato da poco approvato. Altre aree in cui ci dedichiamo, a cui vogliamo dedicarci, è l'area della formazione, quindi nel campo sempre della psicologia, e l'area della ricerca. E tal proposito, la pandemia quanto ha inciso sui ragazzi degli istituti, delle scuole medie? Ecco, questo è appunto lo scopo che ci proponiamo di raggiungere con questa iniziativa, con questa indagine conoscitiva che inizieremo a settembre nei diversi istituti di scuola media superiore della provincia, e lo scopo sarà quello proprio di valutare l'impatto dal punto di vista psicologico, scolastico e relazionale, l'impatto della pandemia sugli studenti di scuola media superiore. Questo è l'intento. Con quali strumenti? Abbiamo elaborato una serie di test validati e testati con un questionario che ci daranno contezza appunto di quanto è diffuso il problema, quindi l'impatto che cosa ha provocato in termini psicologici, proprio in termini di disturbi, per avere proprio un quadro della diffusione eventuale di disturbi psicologici sui ragazzi, dei ragazzi. È necessario per capire quali sono gli effetti che il Covid ha procurato sulla popolazione scolastica, e non intendo soltanto gli alunni ma anche gli insegnanti, per cui è importante valutare quelli che sono gli strascici che questa pandemia ha lasciato, per poi poter attivare dei progetti che possano consentire la ripresa. Di quali progetti parliamo? No, ancora, cioè, questa è un'indagine che ci servirà poi come base per poi strutturare eventuali progetti successivi. È comunque necessario partire dalla conoscenza del problema. Il tema è proprio questo, che noi oggi non sappiamo, nessuno sa quelle che sono le conseguenze che il Covid, non soltanto nell'immediato ma anche sul lungo percorso, ha lasciato sulla popolazione scolastica. Quindi è importante fare questa indagine. Quale sarà il ruolo del Comune di Crotone? Il Comune di Crotone è parte di progetto, metterà a disposizione anche tutti quelli che sono i dati che noi abbiamo sulle scuole come assessorato all'istruzione, e sin da subito abbiamo incoraggiato e supportato questo progetto perché ne condividiamo l'importanza. No, ancora non abbiamo dati precisi, per questo noi ci occupiamo di andare a rilevare all'interno del territorio, quindi diciamo crotonese, della provincia di Crotone, quelli che sono i dati specifici. Quindi ci occupiamo della fase di ricerca e di indagine preliminare. Abbiamo scelto le scuole, ci sono diverse scuole della provincia, diciamo, di Crotone e della provincia di Crotone, tra i quali anche Mesoraca e Ciromarina. Quali strumenti utilizzerete? Utilizzeremo, diciamo, una serie di questionari che sono atti ad indagare diverse condizioni psicopatologiche, come ad esempio disturbi ossessivi compulsivi, oppure disturbi depressivi, disturbi d'ansia, disturbi post-traumatici, eccetera, e disturbi anche del comportamento alimentare.